onori ai caduti. Anche ad Arezzo la Polizia di Stato ha festeggiato il 169° anniversario della fondazione, quest'anno in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria. Io in questa occasione voglio ringraziare tutto il personale della Polizia di Stato perché loro si sono impegnati oltre alle funzioni che hanno normalmente, che sono previste quest'anno, ma anche l'altro anno c'è stata tanto impegno per quanto riguarda i controlli anticontagio, ma anche la vicinanza del personale della polizia a queste persone per cercare di fare opera di convenzione. Una cerimonia ristretta al cippo in memoria dei caduti del corpo all'ingresso della questura. Lasciato però il momento forse più importante, che è quello del ricordo di coloro che ci hanno preceduto, coloro che ci hanno segnato una strada e ci hanno soprattutto insegnato come percorrerla questa strada. Quindi è stato il momento della deposizione della corona. Avremmo voluto essere tra la gente, tra gli aretini, tra la comunità aretina, ma io spero che con il comportamento corretto di tutti e con l'attenzione da parte di tutti si possa tornare a vivere questi momenti di festa insieme. La giornata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ultimo anno. Con soddisfazione dico che nonostante gli impegni sono stati anche nei confronti di questo contrasto alla diffusione della pandemia e quindi con una serie di servizi che la Prefettura ha coordinato in ambito provinciale, la Polizia di Stato ha continuato a svolgere i suoi compiti istituzionali e devo dire che a fronte di un calo di reati generalizzato che ha riguardato soprattutto i reati contro il patrimonio, noi abbiamo un 50% tra furti e rapine in meno rispetto all'anno precedente, abbiamo un'attività che si è sicuramente intensificata. Abbiamo quasi 100.000 persone controllate, 126 arresti, di cui 114 di iniziativa, a dimostrazione di un'attività operativa molto intensa e anche per alcuni versi superiore a quella precedente. Quindi di questo non posso che ringraziare le varie componenti della Polizia di Stato, dalla Questura alle specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Postale, che hanno continuato in maniera incessante e ancora con più zelo e più efficacia alla loro attività.